Ancora una volta Riccardo Corsi e soci ci hanno stupito mettendo in scena un'altra edizione memorabile della Coppa Sportivi di Bagnolo, che nel 2022 festeggia la 52esima edizione all'insegna dei fedelissimi, di quegli sponsor che da sempre assistono Riccardo Corsi e tutti coloro che si adoperano per l'organizzazione di questo grande evento, che nel tempo è stato inserito anche in grandi competizioni internazionali, che ha visto passare da Bagnolo, dalla terra del Duca di Bagnolo, Aldo Bini, molti dei migliori giovani che poi hanno fatto una grande carriera nei professionisti. Una 52esima edizione della Coppa Sportivi di Bagnolo, come sempre con il patrocinio dell'assessorato allo sport, con il grande lavoro dell'amministrazione comunale. Pensate, nel 2020, nell'anno della pandemia piena, il sindaco Calamai ce l'aveva messa tutta perché non si voleva perdere quell'edizione, non c'è stato verso. Questo a testimonianza del grande affetto che c'è nei confronti di questo grande evento che fa parte della cultura montemurlese. Si assegnano con la 52esima Coppa Sportivi di Bagnolo anche il Memorial in ricordo di Martino Martini e il Memorial Ivo Innocenti. In palio anche il 19esimo Gran Premio Super Granza, il 29esimo Gran Premio Accoppiatura Edera, il 3° Gran Premio Mediolanum, la 31esima Coppa La Fonte e il 2° Gran Premio Silvan Arreda. Come abbiamo detto, sarà un'edizione memorabile sicuramente, con un cast di partecipanti davvero incredibile. Sono ben 26 le formazioni al via, in rappresentanza di molte delle migliori formazioni appunto del panorama italiano per quanto riguarda la categoria juniores. È la categoria di riferimento, è la categoria che hanno sempre caldeggiato qui in Bagnolo, e quindi si continua ad andare avanti con gli juniores, ricordando che l'organizzazione è del Velo Club Sianese Corsi. Infatti la formazione locale, la formazione pratese, ha aperto le iscrizioni con 9 atleti, con quasi al completo tutti i ragazzi, che infatti daranno spettacolo sulle strade oggi di casa e saranno motivati anche da questo. Poi troviamo la rappresentativa del Veneto, mentre siamo già in fase di partenza con il sindaco, con l'assessore allo sport, con il presidente del comitato regionale Metti, con Riccardo Corsi. Adesso il minuto di raccoglimento per ricordare anche Luciano Lenzi, un grande del ciclismo pratese, lo storico organizzatore del Giro del Montalbano, venuto a mancare proprio in questi giorni. E poi, come detto, l'abbraccio a Martino Martini e a Ivo Innocenti. Percorso velocissimo nella prima parte, 12 giri attraverso Bagnolo, via Montalese, Montemurlo, Oste, Bagnolo. Quindi lo spettacolo pirotecnico nel finale con la salita della Rocca, che oggi sarà assediata da tanti tifosi, perché tutte le squadre che sono arrivate da fuori hanno portato, oltre chiaramente ai dirigenti e agli accompagnatori, anche tante famiglie. Quindi sarà uno spettacolo di pubblico sicuramente sulla Rocca. Vogliamo ricordare anche il comitato organizzatore, subito con Giovanni Mazzanti, Riccardo Corsi, Stefano Targetti, Chiara Savelli, Andrea Vezzosi, Liberto Savelli, Rocco Visconti e Marco Galeotti. In palio, oltre ai trofei che abbiamo già citato, anche il 31esimo Gran Premio Toscana Stampaggi, il 12esimo Gran Premio Filtré, il 1° Gran Premio Ivivai al Parugiano, il 3° Gran Premio 2M Edilizia e poi il 12esimo Gran Premio Riotex. Insomma, tutti coloro che hanno sempre amato questa competizione ancora una volta hanno detto di essere presenti e di voler sempre stare al fianco di Riccardo Corsi, che è riconosciuto come persona seria, come persona che veramente ha sempre fatto di tutto e di più perché la Bagnolo ciclistica rimanesse sempre ad altissimi livelli. E lo è anche in questa occasione, con questa 52esima edizione, superato il mezzo secolo di vita. Si continua ad andare avanti in grande stile. Concludiamo con le squadre, con la rappresentativa veneta. Ci sono anche poi la Monex Pro Cycling Team, la Fosco Bezzi Vangi Ozierese, il Team Pieri, poi la Casano Matic, quindi la Cycling Team Nial Nizzoli, che arriva dalla provincia di Reggio Emilia, quindi la Deca Riders Team Bike, poi la Stabia Ciclismo, la In Italia Nuova Borgo Panigale dalla provincia di Bologna, poi la Nord-Est Angelo Gomme, la Polisportiva Mossulmanese, il Team Ciclistico Paletti, il Team Forte Braccio, quindi il Team Franco Ballerini, il Team Mamma e Papà Fanini, il Team Tiepolo Udine e il Team World Service, poi l'Unione Ciclistica SCAT, la Sozzi Galli, la Unipol Glass, Centri Cristalli, che questa formazione arriva dalla Romagna invece, poi il Velo Club SC Empoli, 170 i partenti, giornata di festa a Bagnolo, giornata impegnativa però per la Polizia Municipale.
All'ombra del Duca di Montemurlo con la comandante della Polizia Municipale di Montemurlo, oggi è una giornata di festa per voi di lavoro, un lavoro importante perché appunto per gestire questa situazione serve sempre una squadra di primo livello e Montemurlo come sempre risponde alla grande quando c'è questa manifestazione. Sì, Montemurlo, almeno la Polizia Municipale di Montemurlo, ha grande soddisfazione anche a partecipare alle gare ciclistiche. Il personale della Polizia Municipale ha una preparazione di alto livello anche per seguire queste gare. Infatti, come si è potuto vedere, in testa alla gara ciclistica abbiamo i nostri due motociclisti che sono anche di una certa preparazione e anzianità professionale, che seguono da sempre, direi, queste gare, e in più c'è stato un grandissimo sforzo anche per quanto riguarda la corretta verifica del percorso della gara, che per noi è uno sforzo notevole visto che è domenica anche, quindi un giorno festivo, ma che ha portato anche questa volta all'obiettivo, perché le strade sono libere e sono a disposizione della gara ciclistica che stiamo in questo momento vedendo. Qui siamo in una zona di lavoro, fortunatamente come detto è domenica, quindi c'è molta più tranquillità, però ci sono tante rotonde, sparti traffico, quindi situazioni da segnalare. Non è un lavoro semplice, ma è un lavoro che fate ogni anno volentieri, perché questa ormai è una istituzione per il Comune di Montemurlo, la Coppa Sportiva di Bagnolo, e anche Aldo Mini che è qui dietro a noi sarebbe contento. Sì, confermo, perché nelle scorse settimane c'è stato un gran lavoro da parte nostra in sinergia con i lavori pubblici, con gli uffici del comune preposti e con le altre istituzioni che preservano e controllano il territorio del comune di Montemurlo. Quindi grazie a noi e grazie a loro la strada e il percorso di gara è perfetto per oggi. Gara all'insegna dell'alta velocità, tutto sta filando liscio, pubblico delle grandi occasioni. Per la verità gli sportivi di Bagnolo già stamattina erano venuti a visionare, a vedere chi sarebbero stati i partecipanti a questo evento del 2022 che assegna la 52esima Coppa Sportivi di Bagnolo. Si è andati via ad altissima velocità, ci sono già stati dei tentativi di fuga, ma è difficile fare la differenza perché, come abbiamo detto, la prima parte è veramente velocissima all'insegna appunto del gruppo che è andato sempre via compatto. Adesso c'è un atleta del team Tiepolo, formazione che arriva dalla provincia di Udine, come abbiamo detto, atleti da ogni dove, nonostante la concomitanza con altre 4 gare, quindi 5 gare sul territorio italiano quest'oggi, ma appunto la gara pratese, la gara montemurlese è riuscita ancora una volta a portare via tanti dei migliori interpreti per quanto riguarda il panorama nazionale. Vogliamo segnalare anche la rappresentativa veneta. Le squadre venete sono impegnate in altre competizioni quest'oggi, sia in Veneto ed in Lombardia, però l'organizzazione del comitato regionale ha permesso al supervisore, l'ex professionista Trevelin, di poter avere 7 ragazzi da portare qui, e questo la vuol dire lunga sull'organizzazione appunto della regione Veneto, che è chiaro ha tradizioni importantissime da sempre. Intanto cerca di attaccare il ragazzo di casa, si tratta di Luca Mazza con i colori dell'Unione Ciclistica Seanese, che però viene subito recuperato da un altro concorrente. Non si riesce in questa fase a portare via la fuga. Adesso si sono sganciati 4 atleti che stanno sopraggiungendo sotto la nostra telecamera. Maglie della Casano con il numero 49, si tratta di Alex Stella, poi con il numero 144 l'atleta della formazione veneta team Tiepolo, si tratta di Lorenzo Unfer, poi con il 117 invece il portacolori della formazione team Forte Braccio, vale a dire a Matteo Pepi. Attenzione a questa squadra perché è una squadra molto importante del panorama nazionale, arriva dalla provincia di Perugia, tra l'altro il team Forte Braccio ha 2 affiliazioni, una toscana con sede a Sansepolcro e una umbra appunto con sede a Forte Braccio da Montone. C'è davanti anche un ragazzo della rappresentativa veneta guidata da Trevelin. Trevelin è sempre soddisfatto di venire qui a correre perché è stato un atleta fortissimo nei dilettanti, correva con la Zalf e quindi conosce a menadito tutto il territorio toscano, e appunto prima del via ci siamo intrattenuti con Trevelin che ci ha detto quando vengo qua in Toscana sono sempre contento, anche se sono corse in
impegnative, anche se sono corse difficili, ma è questo il confronto che bisogna dare ai ragazzi, soprattutto in una categoria importante come quella juniores. Siamo al passaggio dal traguardo, abbiamo visto il cartello che indica meno 7 alla conclusione, niente di nuovo da segnalare, i 4 sono stati recuperati e come vedete ci sono delle schermaglie con dei ventagli e il plotone va via compatto. 170 gli atleti, abbiamo ricordato più volte, numeri importantissimi perché appunto con le concomitanze che c'erano Riccardo Corsi era un po' in fibrillazione, come si dice in gergo, un mesetto fa, aveva paura che la gara non sarebbe stata fatta come voleva lui e invece è andato tutto bene. Un'inquadratura, un saluto a Chiara Savelli con il figlio, nell'inquadratura precedente abbiamo visto i due grandi organizzatori della Didi, vale a dire Vettori e poi il mitico Claudio Taffini. Qui siamo sulla Polizia Municipale perché, come detto, stanno facendo un lavoro veramente eccezionale e ci sono tante donne adesso a far forza, a dar forza a tutte le armi del panorama nazionale, carabinieri, finanza, polizia, e quindi questo è davvero molto importante. Per il momento è andato tutto bene, 177 in prima posizione. Vengono su anche i ragazzi del Veneto, il 177 che abbiamo visto inquadrato è il ragazzo del Velo Club Empoli, si tratta di Leonardo Bitossi, cognome importante, auguriamo di fare un minimo di quello che ha fatto il grande Franco. Adesso con il 186 è passato in prima posizione un altro atleta di questa formazione, di questo vivaio che ormai si è stabilizzato in questa categoria da tantissimi anni, il progetto era nato con i giovanissimi, ci sono sempre anche le squadre di giovanissimi, ma adesso il team di riferimento è quello della formazione juniores, stanno facendo un bel lavoro questi ragazzi con Davide Casini in prima posizione, tre atleti della squadra empolese, c'è anche Mattia Grassi, figlio d'arte, che si trova in terza posizione e stanno tenendo un'andatura altissima, impossibile adesso evadere. Con il 98 per la rappresentativa veneta abbiamo visto l'atleta in maglia, la maglia classica, la maglia tipica del Veneto quando si trovano convocati appunto per la rappresentativa regionale. Con il 98 abbiamo visto in prima posizione Edoardo Bolzan, mani alte sul manubrio, sta spingendo bene, non sta spingendo al massimo, stiamo per andare nuovamente verso il passaggio dal traguardo, si entra nel finale della gara, nel vivo della competizione, come abbiamo detto bella questa prima parte, battagliata, combattuta, con tanti tentativi di fuga, ma il gruppo ha sempre fatto buona guardia e adesso c'è da fare molta attenzione perché quando si andrà sulla rocca bisognerà abbordare da subito la salita nelle prime posizioni. Facciamo passare un po' di corridori, approfittiamo di questa situazione di gara per ricordare ancora i Memorial, Martino Martini, Ivo Innocenti e i Gran Premi Super Glanz, 19esima edizione, accoppiatura Edera, 29esima edizione, poi Mediolanum, terzo Gran Premio, poi 31esimo Gran Premio La Fonte, secondo Gran Premio Salvan Areda, ancora la rappresentativa veneta in prima posizione. Il comitato organizzatore chiaramente ringrazia tutti e ha voluto ricordare nel bellissimo Deprian anche chi è stato grande in questa competizione, a cominciare da Riccardo Raugei, Fabrizio Fabbri, Carmelo Barone, Giuseppe Mori, Walter Riccomi, Graziano Papi, Rinaldo Nocentini, Maxim Belkov, Fabrizio Fracassa, Daniel Oss, Marco Disep, Elia Favilli, Alessio Taliani, Leonardo Bonifazio, Mattia Bevilacqua, Francesco Della Lunga, Tajedin Botabà, Enrico Baglioni, Tommaso Rosa, Jacopo Boschi, Gianmarco Garofolo, Riccardo Ricci, Vincenzo Nibali, Giovanni Visconti, insomma chi più ne ha più ne metta. E si entra nel finale, tre giri alla conclusione, adesso si fa sul serio, si va sulla rocca, ci arrivano voci che sulla rocca di Montemurlo veramente un pubblico delle grandi occasioni per seguire questa grandissima competizione che ormai è un punto di riferimento, è un vanto per la provincia di Prato che purtroppo ha perso un po' negli ultimi anni, non a livello di organizzazioni perché a Prato e provincia si fanno delle cose ancora straordinarie, bellissime, importanti, si è perso un po' del vivaio e speriamo che ci possa essere un ritorno di fiamma, un ritorno di voglia da parte di un po' di persone per poter appunto cercare di riorganizzare un settore giovanile come la città laniera ha sempre avuto, come la provincia laniera ha sempre avuto. Sono i ragazzi della Polisportiva Monsumanese a fare l'andatura in questo tratto, si portano avanti anche i portacolori del team Tiepolo, poi c'è il Romagnolo con il
numero 173 della Unipol Grass Center, Luca Maccaferri, che dà questa stoccata e cerca di portare via la fuga. È ancora presto perché c'è il giro lungo poi sempre da effettuare, si fanno vedere anche i ragazzi della Fosco Best Imaggi, Edoardo Cipollini, figlio d'arte, nipote d'arte, il papà Cesare è stato un grande dilettante, un bravo professionista, dello zio, cosa possiamo dire che se non è stato il più grande velocista di tutti i tempi, siamo lì, e quindi Edoardo ha buon sangue nelle vene e dà questa stoccata, bella l'azione del giovane portacolori della Fosco Best Imaggi, è riuscito a scavare un buon vantaggio e a questo punto deve tirare dritto, il gruppo si sta già frantumando sotto la spinta dell'atleta lucchese che vedete con grande grinta e caparbietà riesce a spingere un rapporto importante quando ormai siamo alla sommità della prima rocca, al primo passaggio dalla rocca di Montemurlo, e Cipollini ha dato una stoccata veramente importante, vedete atleti già in difficoltà un po' al gancio, il gruppo si è sezionato in più tronconi e alla spicciolata stanno transitando tutti gli atleti, però in gara ci sono ancora tantissimi concorrenti e questo è l'importante perché lo spettacolo si deve ancora consumare. Abbiamo visto questo ragazzo della Work Service, molto probabilmente era l'atleta toscano, se non andiamo errati dovrebbe essere stato Cristiano Piccini, che aveva una ferita evidente, quindi ci sono state alcune cadute e mentre vedete questi atleti sono in difficoltà, hanno già perso dei secondi importantissimi, però c'è un tratto per tornare verso la zona industriale dove si può fare velocità, dove si può recuperare, staremo a vedere se sarà così, mentre questi atleti adesso però hanno un po' di difficoltà per cercare di tornare sotto. Grande spettacolo a Bagnolo di Montemurlo, la rocca è una salita non lunghissima, misura sui 900 metri, ma con pendenze davvero astiose, arcigne, e lo abbiamo visto da questa immagine, perché tanti concorrenti hanno perso contatto, anche perché si è andati via ad una media folle fino a questo momento, e quindi è chiaro che ci sono stati dei corridori che dopo aver lavorato all'inizio della competizione hanno alzato bandiera bianca. Abbiamo atteso la corsa, guardate lo spettacolo, guardate quanta gente oggi, quanti sportivi, quanti appassionati sono venuti a seguire questa grandissima competizione, e Cipollini ce l'ha fatta a portare via la fuga, ha fatto un attacco veramente incredibile l'atleta della formazione Vangi, perché veramente ha dato quell'accelerazione che poi ha permesso a questi atleti adesso di trovarsi al comando, inquadrato con il 128 Thomas Sivok, team Franco Ballerini, poi subito dietro il portacolori del team Tiepolo Udine, saremo più precisi quando arriveranno sotto la nostra telecamera, mentre fa sempre l'andatura Sivok con il 142 alle sue spalle, l'atleta della formazione friulana, si tratta di Alessio Menghini, poi con il 119 il rappresentante della Forte Braccio, se non andiamo errati è Scappini, Samuele Scappini, attenzione a Scappini perché è una ruota velocissima, ecco Edoardo Cipollini, ecco la rappresentativa veneta. Quindi 5 atleti di grande calibro al comando, quando ormai abbiamo effettuato 7 atleti, chiedo scusa, al comando, quando stiamo andando ad effettuare per la seconda volta il passaggio al GPM, si sprinta con Sivok in prima posizione, ci avvantaggiamo, abbiamo effettuato la discesa senza dare il minimo fastidio, ci mancherebbe altro ai corridori, e adesso dal gruppo dei 7 si sono avvantaggiati il 97 atleta della polisportiva mossumanese Andrea Stefanini, poi Edoardo Cipollini, quindi al contrattacco un ragazzo della Unipol Glass Center, e questi sono gli altri che facevano parte appunto del drappello di testa, corsa che si è selezionata notevolmente, si va verso il passaggio dal traguardo, quando saremo sotto le striscione di arrivo suonerà la campana che ci annuncerà l'ultima tornata di questa vibrante competizione vissuta all'insegna dell'alta velocità grazie ai 12 giri effettuati completamente pianeggianti, ma grazie anche alla qualità dei ragazzi che sono intervenuti anche quest'anno alla Coppa Sportivi di Bagnolo, che festeggia la 52esima edizione con Cipollini e con l'atleta della Monsumanese al comando Andrea Stefanini. Andiamo a ricordare ancora una volta il comitato organizzatore con Giovanni Mazzanti, Riccardo Corsi, Stefano Targetti, Chiara Savelli, Andrea Vezzosi, Liberto Savelli, Rocco Visconti e Marco Galeotti.
Concludiamo anche con gli altri Gran Premi: 31esimo Gran Premio Toscana Stampaggi, quindi 12esimo Gran Premio Filtré, primo Gran Premio Ivivai al Parugiano, terzo Gran Premio 2M Edilizia, 12esimo Gran Premio Raiotex. Qui siamo sugli immediati inseguitori: Scappini con il 119, poi l'atleta della rappresentativa veneta, il numero 13, è Sergio Giaffredda. Quindi Sivok, guardate con che agilità riesce ancora a pedalare questo ragazzo, che va via davvero molto bene. Davanti però l'atleta del team Tiepolo invece ha messo sotto le gambe un rapporto durissimo, il massimo rapporto per Alessio Menghini, che vedete cerca la collaborazione, richiama l'attenzione degli altri, perché sa che davanti ci sono due atleti di grandissimo valore che potrebbero fare la differenza in questo finale. Chiaro, non è conveniente portare Scappini all'arrivo, sono stati ripresi i due atleti, sono stati ripresi, quindi un quintetto al comando, chiedo scusa, sono stati ripresi da poco e sono in sei a comandare la competizione, sei atleti di grande valore. Bello questo Sivok che va via in grandissima agilità. Bene Samuele Scappini, campione italiano juniores nel ciclocross, a seguirlo c'è un certo Giancarlo Montedori, che è stato uno dei più grandi dilettanti a cavallo fra gli anni 70 ed 80, passato professionista, ha avuto anche una bella carriera nei professionisti, da tanti anni segue le squadre umbre e in particolar modo anche il comitato regionale. C'è presente anche il presidente del comitato regionale umbro, Massimo Alunni. Sivok chiede maggiore collaborazione, si va verso il passaggio dal traguardo, ci sarà l'ultima ascesa, è buono il vantaggio dei sei al comando nei confronti del gruppo, siamo nell'ordine dei 40 secondi, ma adesso si è un po' disunita l'azione, vedete non c'è più quel grandissimo accordo, siamo in questo tratto dove spira anche un po' di vento contrario alla marcia dei corridori. Certo è che questi atleti si devono dare una mossa, perché appunto per il momento il vantaggio è abbastanza buono, ma dietro si stanno riorganizzando e quindi attenzione, perché c'è un gruppo abbastanza folto, tanti atleti hanno perso contatto, ma c'è ancora un gruppo abbastanza folto, ci sono ancora tanti corridori in gara e quindi ci sarà da fare il massimo nel seguire questo ultimo giro che ci porterà per la terza volta sulla Rocca di Montemurlo, un percorso ormai consolidato, un percorso tecnico, agevole nella prima parte, si fa per dire, perché le corse, come si dice in gergo, le fanno i corridori e i corridori hanno fatto corsa vera anche quest'oggi con il 13, l'atleta della rappresentativa veneta, Sergio Giaffredda, poi Cipollini, poi Scappini, poi con il 97 l'atleta della Monsumanese, Andrea Stefanini, bravissimo anche lui, perché è stato il più lesto a riportarsi sul corridore lucchese, ha fatto una grande gara questo ragazzo, bel fisico, longilineo, grande classe nel pedalare in bicicletta, vedete ultimi rifornimenti, ultimi gel importantissimi per affrontare il finale di gara, e vedete Stefanini ha capito che se non ci si dà una mossa il gruppo potrebbe tornare tranquillamente sotto. Anche quest'oggi siamo a disposizione chiaramente come sempre della direzione di organizzazione, lasceremo la competizione meno due dal traguardo e siamo al suono della campana per i sei grandi interpreti di questo finale. Edoardo Cipollini è stato un po' l'attore protagonista, perché ha scatenato la bagarre subito nel primo passaggio dalla Rocca di Montemurlo, però dobbiamo dire anche gli altri hanno risposto bene, e anche Stefanini della Polisportiva Monsumanese ha fatto una grande competizione. Attenzione però, attenzione, l'avevamo detto, da dietro stanno arrivando altri corridori, hanno un po' sonnecchiato prima di tornare verso il passaggio da Bagnolo, c'era incertezza, non c'era più quella grande collaborazione che avevamo visto all'inizio, e il gruppo ha rosicchiato secondi preziosissimi, e quando si va ad affrontare per l'ultima volta la salita e il plotone lì, tanti corridori come possiamo scorgere da questa immagine, e forse hanno buttato via un'occasione questi ragazzi, perché potevano con una maggiore collaborazione forse portare a termine la loro fuga, e invece niente da fare, tutto da rifare quando si va ad affrontare la Rocca di Montemurlo. Grande competizione davvero, grande corsa questa di Bagnolo, anche perché anche quest'anno 170 partenti al via, l'organizzazione ha avuto modo anche di offrire il pranzo a tutti, che oggi è una cosa che non tutte le organizzazioni possono permettersi purtroppo, ma qui chi viene a Bagnolo l'ospitalità è sacra, e anche quest'oggi
dirigenti e corridori sono stati ospiti dell'organizzazione. Con il 92 l'atleta della polisportiva monsumanese Alessio Frius, un ragazzo che ha sempre fatto molto bene in tutte le categorie giovanili, però è al gancio e non riesce a fare la differenza. Sivok è lì alla finestra. Poi ci sono le maglie del Veneto, tante maglie del Veneto con Cuccarolo, Giaffredda, arriva nuovamente Sivok, bravo questo ragazzo, adesso ha perso un po' di brillantezza come vediamo da questa immagine, pedala un po' in punta di sella, muove anche le braccia, però sicuramente è un ragazzo molto interessante perché l'abbiamo visto pedalare sempre in grande stile. Un altro concorrente si è riportato sotto, ci sembra un atleta del team ciclistico Paletti e dovrebbe essere proprio Luca Paletti, con Sivok che insiste nella propria azione, ma adesso le forze sono un po' a lumicino per tutti come vedete ed è difficile fare la differenza, anche se sta avvenendo una come sempre selezione naturale. Bene questo ragazzo, davvero ancora insiste, molto generoso, vediamo se poi riuscirà a mantenere le forze anche per un eventuale sprint, sta cercando di fare la differenza, evidentemente non è un atleta dotato di grande sprint e si forma questo drappello adesso quando si va verso il finale di corsa con il 73 Pietro D'Apporto, Italia Nuova, Borgo Panigale, con il 105 l'atleta del team Paletti, avevamo visto giusto è Luca Paletti, con il 12 Giovanni Cuccarolo, stanno rientrando anche altri, c'è un portacolori della World Service, staremo a vedere che cosa succederà in questo finale avvincente, finale ancora incerto, perché veramente tutti questi ragazzi sono papabili per la vittoria finale. Con il 148 l'atleta del team World Service è Alessandro Borgo, attenzione perché Borgo ha fatto molto bene in questo inizio di stagione. Con il 13 Sergio Giaffredda, già segnalato, ha perso contatto Cipollini, ci spostiamo più avanti perché c'erano due curve abbastanza pericolose, quindi abbiamo preferito chiaramente avvantaggiarsi. D'Apporto, Sivok, Giaffredda che allunga, attenzione perché sono in due quelli della rappresentativa guidata dall'ex professionista Luigi Trevellin. Ma non c'è brillantezza per Giaffredda, che vedete ha fatto un po' lo scatto del morto, come si dice in gergo ciclistico. Ha fatto anche per testare la conduzione degli altri. Bella pedalata, bel fisico per Giaffredda. World Service oggi non hanno fatto la differenza. Sono impegnati su due fronti i ragazzi della formazione veneta. E attenzione perché da dietro stanno rientrando. Per Cipollini forse c'è stato qualche problema, non lo vediamo più davanti. Con il 148 adesso a fare l'andatura l'atleta sempre della World Service Borgo, poi D'Apporto, poi via via tutti gli altri, Giaffredda, quindi l'altro atleta della rappresentativa veneta è Giovanni Cuccarolo, poi con il 109 c'è l'atleta del team ciclistico Paletti, 105 chiedo scusa Paletti, stanno rientrando altri corridori, gruppo che è vicinissimo, c'è incertezza, non ci sono più forze, come vediamo si spinge ma non si spinge al massimo, si sta un po' giocando anche su un fatto tattico per cercare di risparmiare la gamba per un eventuale sprint a ranghi ristretti. Paletti passa in prima posizione, ci arriva la comunicazione che appunto ci sono ancora diversi corridori un po' lì a bagno, eccoli là, attenzione, sta rientrando un gruppo forte di 15 unità, a due dall'arrivo lasceremo la corsa e siamo al traguardo, pubblico meraviglioso, straripante, contento, è ripartita la vita fortunatamente, è ripartito lo sport che è fondamentale per i ragazzi giovani, volata un po' stanca, attenzione si è avvantaggiato un atleta della Unipol Glass Center, si tratta del romagnolo Amadio, però attenzione perché Cuccarolo della rappresentativa veneta ha rimontato nel finale, Amadio faceva parte del gruppo che è rientrato dopo e ha fatto questo colpo di mano allungato nei confronti degli altri, è stato bravissimo a resistere al ritorno di Cuccarolo e l'arrivo è questo, romagnolo Amadio primo, secondo Cuccarolo, terzo Paletti, poi Scappini, Sivok, Valentini, Menghini, Di Felice, primo degli atleti toscani, atleta della formazione sianese, poi D'Apporto e Alessandro Borgo. Ordine d'arrivo regale e chiaramente sono tutti contenti.